Buongiorno amici e amiche, buona domenica 12 marzo 2023, terza domenica di Quaresima. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 5-42. Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». La maggior parte degli incontri avviene per bisogni, il bisogno di non restare soli, il bisogno di qualcosa che serve, eccetera. Così nascono le relazioni di amicizia, di amore, di lavoro e via dicendo. Quando Dio vuole entrare in relazione con noi, allora lo fa attraverso dei bisogni che abbiamo. Gesù si rapporta a quella donna al pozzo come un mendicante che si rivolge a un altro mendicante. Gesù mendica le attenzioni di una donna samaritana, cioè ritenuta pagana e da tenere lontano, per portarla alla salvezza. La donna invece mendica l'acqua dal pozzo, al quale si avvicina con un'anfora, la sua vita. Lei cerca di riempire la sua vita di qualcosa che la faccia stare bene, ma che presto finirà e quindi sentirà di nuovo il bisogno di tornare al pozzo a riempirsi. Gesù avverte che quella donna ha bisogno di una relazione bella. Non ha marito, bensì tanti uomini. Gesù sente che quella donna vorrebbe cambiare e le promette di soddisfare la sua sete per sempre. È interessante notare che quando lei scopre la bellezza della relazione con Gesù, corre a raccontare in città la gioia di questo incontro. Anzitutto dimentica l'anfora, cioè abbandona la sua vecchia vita, e infine sparisce. Infatti quelli che erano rimasti colpiti dal suo racconto vanno incontro a Gesù, ma la donna esce di scena. Il ruolo dell'evangelizzatore è questo: creare l'incontro e sparire, non appropriarsi mai dei cammini e della fede degli altri, non creare cordoni ombelicali che legano le persone per sempre. La fede matura è così, e matura in questo modo. E tu, di cosa riempi la tua vita? Quali sono le seti che non riesci a soddisfare? Buona giornata a tutti!